Per esempio, per ottenere un litro di olio essenziale di rosa abbiamo bisogno di 3 tonnellate di petali. Per il gelsomino, per esempio, abbiamo bisogno di 1 tonnellata per ottenere un litro di olio essenziale. Per la lavanda, 200 kg di lavanda per ottenere un litro. Allora, vorrei farvi sentire, dietro da voi potete vedere degli tavoli, e vorrei farvi sentire il vasetto numero 2, il vasetto numero 2 è la rosa che cresce nella città di Ugarte, la rosa di maggio. Vorrei farvi sentire, se potete passare dietro da voi, così la gente può sentire. Che è la lavanda che cresce a Provost. 5 è la lavanda. Avete sentito la lavanda? Vorrei farvi sentire anche l'iris, che è il numero 8, che l'iris viene dell'Italia, l'iris. È buono, molto buono, l'iris. Bravissimo, grazie mille signori, grazie mille. Dai, un fresco io. No, qua alla vostra destra potete vedere la lavoratore del profumiere creatore, si chiama anche un naso, e ci sono 50 nasi nel mondo. Il naso deve studiare durante 10 anni. Ci sono 3 scuole di profumeria nella Francia, c'è una scuola a Parigi, una scuola a Versailles e una scuola a Grasse. Il naso non si può bere alcol, non si può mangiare piccante e non si può fumare. E lavora 3 ore al giorno. Il naso può riconoscere 2500 essenze diverse. La creazione di un profumo può prendere parecchi mesi, ma anche parecchi anni. Normalmente abbiamo bisogno tra 6 mesi e 2 anni per creare un profumo, perché il profumo può contenere tra 20 e 50 essenze diverse. Un bel lavoro, veramente. Allora, adesso andiamo al laboratorio dove produciamo tutti i nostri saponi. Allora, nel questo laboratorio
qua produciamo tutti i nostri saponi. Riceviamo produciamo tra 1500 e 2000 saponi al giorno. Riceviamo i saponi sotto forma di granuli, così come potete vedere nella mano qua. Questi granuli sono mischiati nella prima impastatrice con 3% di verde profumate, degli emollienti come olio di mandorla dolce, olio di oliva e i coloranti vegetali. Poi riscaldiamo tutti gli ingredienti nella macchina che si trova nel centro del laboratorio e questa macchina compresa in saponi sotto forma di bara. Questa bara è passata sotto la pietra e a seconda dello stampo abbiamo diversi formi. Produciamo la papera, le uova, il cuore, i fiori che celebriamo quest'anno che è la rosa canina. Nel questo laboratorio qua accanto è una tradizione perché tutto il confezionamento si fa a mano e per la parte della pelle si dipinge gli occhi si dipinge a mano. Devo anche imparare. Costa. La nostra specialità è la crema alla pappa reale, una crema idratante per il viso. La sua emulsione avviene dopo la pesata di tutti gli ingredienti. E mettiamo questa crema a trattare nel tubo che potete vedere qua. Mettiamo 150 ml di crema a trattare durante 4 ore. Accanto qua mettiamo 300 ml di latte idratante al giorno. Poi tutto il confezionamento si fa a mano in questo laboratorio. Da questa parte qua riempiamo tutte le bottiglie di doccia gel con l'aiuto di questa macchina che potete vedere sul tavolo e tutti i nostri doccia gel sono preparati nelle vasche che possiamo vedere sotto le finestre. Da questa parte, alla vostra destra qua, produciamo i profumi solidi. Riempiamo tutte le bottiglie di olio di alga. Conoscete l'olio di alga? Non è buonissimo. È un olio che portiamo dal Marocco. È buonissimo per tutto, per il sapore, per il corpo, per la pelle secca. Qua in Fragonard, l'olio di alga è un olio che contiene il 95% di olio puro e il 5% di profumo come il limone e la cerveza. Dopo durante la dimostrazione possiamo provare la crema alla pappa reale che produciamo qua e possiamo provare anche l'olio di alga e possiamo provare, sentire qualche profumo. Allora, arriviamo all'ultimo laboratorio. Thank you.
laboratorio qua potete vedere la nostra specialità, sono i nostri profumi. Tutti i nostri profumi sono venduti nelle bottiglie di alluminio dorato, perché questa bottiglia protegge il profumo dalla luce, dal calore e dall'umidità. Così possiamo conservarlo per più di 6 anni. Nella bottiglia di vetro si conserva più o meno 2 anni. Allora, il profumo è il più concentrato. Quando si usa un profumo non si usa così. 1, 2, 3, 4. Molto concentrato. È molto concentrato. Il profumo contiene il 24% di essenze e acqua. L'eau de parfum è meno concentrato, più diluito. L'eau de parfum contiene 15% di essenze, alcol, acqua distillata. Eau de toilette, 10% di essenze, alcol, acqua distillata. Eau de cologne, 5% di essenze, alcol, acqua distillata. Avete capito la differenza? Sì. Sì. Allora, arriviamo al negozio. Vi invito a seguirmi 2 minuti di più. Così possiamo provare la crema alla pappa reale, possiamo provare anche l'olio e possiamo sentire i profumi. Poi vorrei spiegarvi i prezzi dei profumi, perché qua in Fragonara è molto interessante, perché normalmente il profumo è carissimo. Non si compra mai il profumo perché è a misura piccola, si compra nella misura di 15 ml o 30 ml. La misura piccola viene tra, a secondo della marca che volete comprare, viene tra 100 e 150 euro. Qua produciamo e vendiamo i nostri profumi, vendiamo solo Fragonard. Fragonard non si può comprare un Fragonard nella profumeria, si può comprare Fragonard solo in Fragonard. E la piccola misura di 15 ml per estratto viene per esempio qua in Fragonard di 32 euro. È molto conveniente. Vado a spiegarvi tutto.